KO Radio. From Cittadella Sound Studio in Molfetta, this is la rassegna stanca di RKO. E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. Come se non c'è stasera, mi viene voglia. Ricominciamo. Sono il mio amico vero, mi sembri sincero. Ricominciamo. Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia, guai a quello che ti tocca. So che tu ami le stelle, gettarti nell'occhio del primo ciclone, non perdi occasione per darti da fare, per farti valere, ma fammi il piacere, ti voglio aiutare, su fammi provare. Ancora ti amo, saprei, ricominciamo, saprei, ricominciamo, ricominciamo. Adriano Pappalardo, ricominciamo! Perché? Perché ricomincia dopo una piccola pausa anche la rassegna stanca di RKO. Sigla! Siamo presi una piccola pausa anche noi dopo una pasquetta distruttiva, impegnativa in quel dell'Eremo Club, lo dobbiamo dire. Buongiorno a tutti e a tutti, bentornati e bentornati alla rassegna stanca di RKO, il vostro contenitore del mattino, delle notizie lette shue shue, allegre allegre, qui su www.rkponer.com ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, io sono sempre il vostro Zazzone in solitaria, che torna con una voce un po' più squillante. Devo dire la verità, mi sono buttato nel vocalism, chiamiamolo così, mi sono improvvisato il vocalist del nostro direttore Carlo Checco, che salutiamo.
ovviamente, un applauso fortissimo a Carlo Chicco, che ha fatto un bel DJ set al termine di tutte le esibizioni degli headliner di Pasquetta 2023 all'Eremo. Quindi parliamo di Gio Squillo, dei Cugini di Campagna e di Frankie High Energy, che ha chiuso poi con un DJ set spettacolare la serata, prima, come dicevamo, di Carlo Chicco e del sottoscritto, che si è sgolato per far ballare tutte e tutti on the dance floor. Questo cosa ha causato? Una piccola la pausa della rassegna stanca di RKO, che ieri si è riposato, ecco, ha ripreso energie e torna a carica più che mai con le notizie del giorno di ieri, del fine settimana scorso, insomma, non proprio fresche, non proprio sempre fresche, ma comunque sfiziose. Di che parliamo oggi? La puntata del ritorno, del ricominciamo, come dicevamo. Innanzitutto vogliamo dire che la nostra verve stamattina è simile a quella di Massimo Giletti, lo diciamo, siamo molto molto carichi. E di che parleremo, dicevamo? Parleremo innanzitutto di più soldi in busta paga. E chi ci crede? Chi ci crede, ragazzi? Chi ci crede? Più soldi, però a quanto pare ci sono dei miliardini messi a disposizione per i lavoratori dipendenti che finiranno in busta paga. La soluzione, forse, di un mistero che dura da 40 anni, parliamo del caso di Emanuele Orlandi, che tanto personalmente mi ha appassionato e di cui non ho mai parlato in radio. Oggi mi piacerebbe farlo, perché lo scopriremo poi nelle prossime ore. La figlia di Gianfranco Fini, che fa carriera, tutti i figli d'arte in questo paese fanno carriera, anche la fine, anche la figlia del ex segretario di Alleanza Nazionale. I dolori del giovane Musk, del giovane Elon Musk, che è tristissimo e la sta prendendo proprio male sta storia di possedere Twitter. Ma io non lo so, al posto suo, insomma, mi farei due conti, ma anche grossi, visto il conto in banca del signor Musk. E poi il solito sguardo allo sport con il commento delle due partite dei quarti di Champions che sono stati giocati ieri sera. Le notizie, quelle vere, ce l'abbiamo, tornano anche loro, quelle del GR di Popolare Radio, di Radio Popolare Milano, i compari che ci informano con le notizie sempre aggiornate in tempo reale, sempre sul pezzo, con le due edizioni alle 12.30 e alle 13.30. Beh, insomma, belli carichi, sempre live dal Cittadella Sound Studio in Molfetta, qui nella Cittadella degli artisti, dalle 12 alle 14 on air su www.rkonair.com, la radio che ti ricarica. Buona giornata. De la
un clone, un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une bague à la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais. Avoir rien à perdre, ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élise en domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fous depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille. J'ai besoin de personne, la vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit, entre six mains et belle étoile. Kenya Canage, ma bar, per iniziare la mattinata insieme qui alla rassegna stanca di RKO, il mezzodì di RKO su www.rkoner.com dalle 12 alle 14. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Iniziamo con le notizie, perché è quello che è la benzina, come diciamo sempre, è il motore del nostro programma. Un po' scherzare sulle notizie della giornata, tra le quali c'è una interessante che riguarda le nostre taschine, qualche soldino in più, almeno questo dicono i titoli dei giornali, grazie al taglio del cuneo fiscale. Insomma, si vanno a risparmiare, non vi sto lì a spiegare tanto il funzionamento, una cosa come 3 miliardi di euro che secondo il governo dovrebbero essere ridistribuiti nelle buste paga dei dipendenti italiani. E andiamo proprio a leggere l'articolo da Repubblica. Il titolo è un po' più eclatante, diciamo, ti attira l'occhio, ecco, sei lì che leggi il giornale e dici: ah cacchio, vedi, ci sono più soldi per noi, vuoi vedere che sto governo fa qualcosa di buono. Il titolo di Repubblica: taglio al cuneo fiscale, ecco quanto può valere in busta paga. Dai precedenti interventi, benefici fino a 41 euro al mese. Il governo, continua Repubblica, metterà i 3 miliardi emersi dal DEF sulla riduzione dei contributi per dipendenti pubblici e privati, quindi non è che ti sta mettendo più soldi, semplicemente detassano un attimo i contributi dei dipendenti sia pubblici che privati. In attesa dei dettagli, le risorse indicate potrebbero servire per raddoppiare quanto già deciso con la legge in bilancio. Sconto del 3% fino ai 25.000 euro di reddito, poi del 2% fino ai 35.000. Poi c'è anche un interessante link che ti permette di calcolare il tuo stipendio giusto. Questo è l'aiuto di Repubblica. Non lo so se poi inseriscono questa riduzione, ecco, della tassazione sulle buste paga per i dipendenti già nel calcolo di Repubblica, ma poi lo andremo a vedere ad avercelo uno stipendio fisso. Il governo quindi ha deciso di puntare 3 miliardi di risorse emerse nelle pieghe dei conti pubblici sul taglio al cuneo fiscale per i lavoratori. E la principale novità, dice Repubblica, è emersa con l'approvazione del DEF, il documento di economia e finanza, nel Consiglio dei Ministri di martedì sera. In attesa di conoscere i dettagli tecnici del provvedimento che darà concretezza a questa intenzione, sulla base delle misure del recente passato si può immaginarne l'effetto in busta paga, che si è attestato in un range fra i 20 e i 40 euro. Soldoni, signori, soldoni, signore e signori, siamo ricchi grazie a Giorgia, grazie a questo governo.
Vabbè, dai, dai, più soldi in busta paga, lo dicono loro questo, è più soldi in busta paga, che poi alla fine se ti fai un conto, se paghi gli addizionali regionali, così, poi aggiungi quello e quella tassa lì e l'accisa là, se te la vai proprio a leggere poi la busta paga, hai guadagnato la colazione al bar. You're listening to RKO Radio.
rappresentano il sound del momento, loro sono il gruppo del momento, i Nugenea Vesuvio, qui alla rassegna stanca di RKO, www.rkoner.com, per ascoltarci da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Questo lo diciamo sempre perché qualcuno magari ci ferma per la strada e continua a chiederci: ma che ora andate in onda, ragazzi? Cioè, io vi voglio ascoltare e noi andiamo in onda dalle 12 alle 14. Ma a te, caro ritardatario, a te, cara ritardataria, se non puoi ascoltarci in diretta sul sito www.rkoner.com, c'è sempre la replicast su tutti i supporti digitali: Spotify, Diesel, Spreaker, Apple Tunes, tutti. YouTube, ci tolgono anche qualche volta da YouTube in Russia, questo l'abbiamo notato. Non stiamo molto simpatici alla piattaforma nella zona russa, questo l'abbiamo capito, ma non soltanto la rassegna stanca di RKO, ma un po' tutta RKO, ce l'hanno un po' con noi. E vabbè, che ci possiamo fare? Sono i tempi che corrono, tempi nei quali finalmente, probabilmente, quasi certamente, quest'ultima non sono così sicuro, verrà svelato un mistero che dura ormai da 40 anni, 40 anni di bugie, 40 anni di depistaggi, 40 anni di finzioni e di millantatori che oggi forse arriveranno, ecco, a una risposta che già ieri si è cercata, perché ovviamente parliamo del caso di Emanuele Orlandi. Il fratello Pietro Orlandi è riuscito finalmente ad avere un colloquio con qualcuno che si occupa di giustizia nel Vaticano, che è una cosa che sembra, non lo so, un ossimoro, perché io mi chiedo come si possa far passare così tanti anni e non dare una risposta, una che sia una, alla famiglia che è alla ricerca disperata oramai, come dice il fratello Pietro, di un cadavere e non più di una donna in vita. Ho fatto tutti i nomi, dopo 40 anni non ci saranno sconti. Queste sono le dichiarazioni del fratello di Emanuele Orlandi, soddisfatto dopo 8 ore passate con il promotore di giustizia in Vaticano. Ascoltato dal procuratore Diddi, il fratello della ragazza scomparsa in qualità di testimone. La legale Sgro, che segue la famiglia Orlandi già da parecchi anni, spero saltino fuori i dossier. Al vaglio una lettera dell'arcivescovo di Canterbury e la chat di un cardinale. Per approfondire la questione ci sarebbe un bel documentario di Netflix, questo ve lo consiglio di visionare, ecco, questo bellissimo documentario che si chiama Vatican Girl. È un documentario che è realizzato da una produzione americana, quindi ha un punto di vista esterno a quello nazionale, quello pieno di misteri, quello italiano. Consiglio anche però, per approfondimenti, i podcast di Spazio 70, che approfondiscono la questione in maniera concreta, portando avanti anche le incongruenze che ci sono state durante in questi anni nelle indagini della ricerca della povera Emanuela. Sono sereno, ha detto Pietro Orlandi all'uscita dal Vaticano dopo più di 8 ore di colloquio con il promotore di giustizia Alessandro Diddi. Abbiamo parlato di tante cose, ha riferito della famosa trattativa Capaldo, del trasferimento famoso anche questo di Emanuela a Londra, anche di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui siamo entrati in possesso, insieme ovviamente, come dicevamo, al legale della famiglia Sgro. 40 anni di misteri, 40 anni di depistaggi, dicevamo, ora forse, probabilmente, si inizierà a scoprire qualcosa di più. Finalmente si scoprirà il lato oscuro del Vaticano, sempre ammesso se ce ne sia mai stato uno buono. RKO. Yeah.
listening to RKO Radio. Essenza Cibolento ospita Controcorrente Revolution. Il programma live di Doris Tozzi. Autori, attori, musicisti e professionisti della cultura sono ospiti di questa edizione rigorosamente controcorrente. Partecipa alla trasmissione all'interno dei suggestivi spazi di Essenza, cenando o semplicemente bevendo qualcosa ogni martedì sera alle ore 21 in via Sant'Andrea numero 9 a Barletta. Il programma va invece in onda ogni domenica alle ore 20 oppure in podcast quando vuoi. Non puoi mancare. Ciao, 现在我有冰激凌，我很喜欢冰激凌，但是 On the Normal Art Talk Show 比冰激凌我最喜欢，所以去看看我们在 Twitch 上的马克吧。 Siamo Onda Anomala. Siamo Onda Anomala. Onda Anomalia. Ma vi diamo il benvenuto alla Onda Anomala Podcast. Sì, il podcast tratto dal talk show in onda il martedì alle 18. Ma in podcast quando volete. Rassegna Social, un programma di Carmen Palma. A lunedì pomeriggio dalle 19 o durante la settimana in podcast quando vuoi. You're listening to RKO Radio. Due operai morti, uno in grave condizioni. È successo questa mattina a Opera alle porte di Milano. I tre uomini stavano lavorando alla potatura di alberi quando la piattaforma su cui erano è precipitata da un'altezza di 20 metri schiacciandoli. Dall'inizio dell'anno sono 152 i morti sul lavoro, una media di 10 alla settimana. Dopo lo stato d'emergenza per l'immigrazione varato ieri, oggi il decreto Cutro è in commissione al Senato in vista della conversione in legge, attesi gli emendamenti dell'esecutivo che prevedono un'ulteriore stretta sull'accoglienza. Via libera anche al DEF 2023, prevede 3 miliardi di deficit per il cuneo fiscale e Meloni ha promesso misure per favorire la natalità. Il documento però certifica anche le previsioni di bassa influenza del PNRR sulla crescita italiana. Ucraina, la Russia avanza su Bakhmut mentre fortifica la difesa su Zaporizhia. Intanto Mosca solleva l'ipotesi della non veridicità dei documenti classificati americani e dice che potrebbe trattarsi di una provocazione. Washington però indaga sulla talpa, non ci fermeremo, dice il segretario della difesa, se taceremo ogni angolo. La Cina vuole la guerra, Taiwan si prepari. Il ministro degli esteri di Taipei lancia l'allarme e condanna le esercitazioni militari. Pechino risponde, manterremo la pressione contro le spinte separatiste. Intanto Taipei lancia un appello a Macron dopo le sue parole sul posizionamento europeo. Taiwan ha bisogno della Francia. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. E allora apriamo con questa notizia arrivata questa mattina. Due operai sono morti, un terzo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni a causa di un incidente sul lavoro avvenuto proprio questa mattina a Opera alle porte di Milano. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Alessandro Braga. Sì, l'incidente è avvenuto intorno alle 10 questa mattina all'interno del centro Le Rovedine a Roverasco di Opera, una frazione del comune alle porte di Milano. I tre operai erano impegnati in lavori di potatura di alberi ad alto fusto all'interno del golf club. Erano su una piattaforma mobile collegata ad un camion a circa 20 metri di altezza quando il braccio meccanico che la sosteneva ha ceduto precipitando a terra. I tre uomini sono rimasti schiacciati dal cestello, due sono morti sul colpo, sono un 69enne e un 51enne.
ventunenne, per cui i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il terzo uomo di 25 anni è stato liberato non senza fatica, prima di essere poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche: ha un trauma cranico, uno toracico, un trauma alle gambe con delle fratture multiple e si è rotto un braccio. Dall'inizio dell'anno in Italia sono già morti 152 lavoratori, 93 sul posto di lavoro, gli altri a causa di infortuni in itinere, una media di 10 morti alla settimana. Il territorio milanese, quello che in questi primi mesi dell'anno ha avuto il maggior numero di morti, prima dell'incidente di questa mattina, solo qualche giorno fa un altro operaio di 71 anni era morto dopo essere caduto dal tetto del capannone dove stava facendo dei lavori di manutenzione. Grazie ad Alessandro Braga. Noi passiamo alla politica. Il documento di economia e finanza 2023 varato ieri dal governo, un documento che prevede 3 miliardi di deficit per il taglio del cuneo fiscale e misure a sostegno della natalità, ha annunciato Meloni. Il DEF certifica però anche la delicata situazione economica italiana e la scarsa incidenza che il PNRR potrebbe comunque avere sulla ripresa economica. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti confermato che il PNRR non basta e che è necessario lavorare su un orizzonte più esteso. Il documento si basa su stime più ottimistiche di quelle ribadite anche ieri dal Fondo Monetario Internazionale. Il governo ipotizza infatti una crescita del PIL dell'1% per quest'anno e di un deficit che resterà contenuto al 4,5%. Luigi Ambrosio ne ha parlato con l'economista Fabrizio Barca, ex ministro e attuale coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Se queste sono ottimistiche, cioè stiamo parlando comunque di una piatta, per un paese che per 20 anni non è cresciuto, poi è andato giù, siamo, con tutta franchezza, non è quell'1% che fa la differenza del paese, quindi 1-2, stiamo parlando di una situazione di un paese che stagna, comunque, anche nelle previsioni del governo. Quando è stato deciso dalla Unione Europea in piena pandemia di dotarsi di questo strumento PNRR, sì, erano tantissime le speranze che quello fosse lo strumento per garantire quella ripresa economica, quella crescita economica che latita da troppo tempo. Il governo attuale ha ricevuto una mela abbastanza bacata, l'ha ricevuta però ormai 150 giorni fa, ragazzi. Quindi io, che ritengo e sostengo che si è lavorato male al PNRR, sento parlare del fatto che si sarebbero presi troppi soldi che già dall'inizio sapevamo che non potevamo usare. Falso. L'impatto, solo il fatto di spendere 20.000 miliardi in più fa un punto, ma quello che conta quando spendi, quando fai investimenti pubblici, non è il contributo che dai, quello che conta è che attivi. E che attivi nuove attività, apri spazi, elimini ostacoli, consente alla gente di vivere meglio, consente alla gente di istruirsi meglio, consente alla gente di migliorare la propria salute. E quella è la vera leva che tutti ci aspettavamo che venisse, e purtroppo è quella che evidentemente l'attuale governo ritiene che non è all'opera. E riprende oggi il confronto in seno al governo per la scelta dei vertici delle società di Stato. Sul piatto ci sono Eni, Leonardo, Enel, Terna e Poste. La ragione dei continui rinvii delle nomine è la tensione tra Lega e Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che vuole l'ultima parola appunto sui nomi. L'obiettivo è quello di avere l'intesa complessiva entro giovedì, quando andrà depositata la lista di Poste. Dopo l'approvazione ieri dello stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per l'aumento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane, intanto è in corso in commissione al Senato il dibattito sul decreto Cutro in vista della sua conversione in legge. Oggi saranno presentati gli emendamenti annunciati dall'esecutivo. Anna Bredice. Se si considerano già i primi pareri in Commissione Affari Costituzionali al Senato, la Lega dovrebbe essere ben contenta. È stato accolto un emendamento leghista poco fa che darà una stretta ai permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati che compiono 18 anni. In sostanza non potrà essere più concesso un permesso per motivo di studio, lavoro o esigenze sanitarie. Il permesso potrà essere rilasciato per un periodo massimo di un anno. Dopo l'approvazione dello stato di emergenza per gestire il fenomeno migratorio,
affidando tutto ad un commissario, come era stato con Maroni nel governo Berlusconi, il governo sembra andare verso un'ulteriore stretta nella discussione del decreto Cutro che è ora al Senato. Nel mirino della Lega c'è la protezione speciale prevista nella legge attuale. Salvini vuole ridurla ancora di più. Finora Palazzo Chigi ha avuto qualche perplessità, non tanto dal punto di vista della linea politica, quanto per i dubbi e gli ostacoli che potrebbero arrivare dal Quirinale su una misura che lederebbe dei diritti umani. Ma la gestione di tutto il fenomeno migratorio sta virando sempre di più verso una linea dettata solo dalla sicurezza e dalla chiusura. Lo stato di emergenza è la dimostrazione dell'incapacità di affrontare la situazione con il confronto con gli enti locali, le associazioni che si trovano sul territorio e anche con gli imprenditori che continuano a chiedere lavoratori. Una dichiarazione di fallimento da parte del governo più che di emergenza, che consente di gestire l'immigrazione come fosse un terremoto oppure un problema di sicurezza nazionale. Linea allo studio. E il Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri, ha varato anche un altro provvedimento che prevede misure definite contro i vandali d'arte, un reato peraltro già previsto dal nostro ordinamento. Si tratta di un provvedimento mirato contro gli attivisti ambientalisti, in particolare quelli del gruppo Ultima Generazione, che negli ultimi mesi hanno imbrattato con vernice lavabile opere d'arte per denunciare l'inazione della politica nei confronti dei cambiamenti climatici. Il nuovo testo, quindi, licenziato dal Ministro per la Cultura San Giuliano, prevede multe fino a 60.000 euro per chi vandalizza o imbratta opere d'arte. Il commento di Ferdinando Cutugno, giornalista e scrittore che si occupa di ambiente. L'ennesima arma di distrazione di massa, potremmo dire, e quindi hanno sfruttato questo argomento per fare quello che hanno fatto più volte fin dall'inasprimento delle pene sui rave, che ci ricordiamo ormai sembra storia, ma diciamo è ormai un metodo consolidato. Purtroppo l'Italia non è isolata, nel senso che c'è, diciamo, un inasprimento delle misure repressive in tanti paesi nei confronti dei movimenti per il clima. Si nota molto il fatto di aver voluto mettere un prezzo molto alto a queste proteste, con, diciamo, queste sanzioni pecuniarie altissime che vogliono colpire i movimenti lì dove fa più male, cioè sulla loro scarsa capacità di risorse finanziarie. Sarebbe opportuno che il governo si concentrasse sul messaggio e non sulla lettera con il quale viene spedito. Però appunto loro sono disposti a mettere in gioco la propria libertà e invece vengono colpiti soprattutto sulle loro risorse finanziarie, che sappiamo essere non in grado di confrontarsi con le cifre, con le multe che sono state proposte dal governo. Questa reazione era sicuramente attesa. Loro non hanno paura, sicuramente ci sarà una primavera di intensificazione delle proteste, soprattutto nel mese di maggio. C'è una conversazione in atto anche dentro i movimenti sull'efficacia di questo tipo di proteste, sull'efficacia delle proteste nei confronti del patrimonio artistico, perché alla fine comunque bisogna sempre evolvere il modo di consegna del messaggio. E a conferma che il provvedimento punitivo appena licenziato dal governo non fermerà gli attivisti, Ultima Generazione ha lanciato questa mattina una nuova iniziativa di protesta a Padova. Lo rivendica lo stesso movimento. Questa mattina, verso le ore 8:18, tre cittadini e cittadine di Ultima Generazione, aderenti alla campagna Non Paghiamo il Fossile, hanno bloccato via Ugo Bassi, vicino ai dipartimenti di matematica ed economia dell'Università degli Studi di Padova. Il blocco è stato sciolto alle 8:34, 16 minuti per lanciare l'allarme sulla situazione climatica e chiedere un intervento immediato del governo per mettere in sicurezza il futuro degli studenti e delle loro famiglie, scrivono gli attivisti in un comunicato. Andiamo in Ucraina, prosegue l'avanzata russa su Bakhmut. Oggi l'esercito russo ha detto di aver preso il controllo di tutti gli uffici amministrativi della città. Kiev nega che la Wagner controlli l'80% del territorio. Secondo l'intelligence britannica, poi, le truppe di Mosca stanno fortificando le difese intorno a Zaporizhia in vista di una possibile offensiva ucraina. Il conflitto è al centro anche dei documenti segreti trapelati dagli uffici del Pentagono. Oggi il vice ministro degli esteri russo ha detto che non è escluso che possano essere falsi e che possa trattarsi di una provocazione. Washington però continua ad indagare. Il segretario alla difesa Lloyd Austin ha detto che non si fermeranno fino a quando non troveranno la fonte. Se taceremo ogni angolo, ha detto durante una conferenza stampa, il leak potrebbe essere il più dannoso rilascio di informazioni del governo americano da WikiLeaks nel 2013. Sui problemi di sicurezza del Pentagono sentiamo il nostro collaboratore Marco Schiaffino.
I problemi di sicurezza del Pentagono e delle agenzie statunitensi sono noti da tempo. Negli ultimi anni si sono susseguiti tantissimi report che lanciavano un allarme rispetto al fatto che le policy e gli strumenti di sicurezza fossero assolutamente inadeguati. Devo dire che è un problema comune a tutte le organizzazioni. Fa un po' specie il fatto che una macchina che dovrebbe essere rodata e votata alla segretezza come quella del Pentagono non riesca a stare al passo coi tempi. Il punto è che nel momento in cui si implementano funzionalità come il cloud, che in buona sostanza utilizza un sistema distribuito, quindi decentra le informazioni, nel momento in cui si utilizzano normalmente i contractors privati, è evidente che il rischio di fughe di notizie dovuti alla presenza di una talpa, come sembra probabile in questo caso, ma anche alla semplice distrazione o a un incidente di percorso o un errore umano, aumentano esponenzialmente. Da questo punto di vista, gli allarmi in tutte le fasi di auditing che sono state fatte da agenzie indipendenti si sono susseguiti molto frequentemente, quindi un problema c'è nel gestire la segretezza delle informazioni a livello del governo degli Stati Uniti. La Cina si sta preparando a scatenare la guerra contro Taiwan e l'isola deve prepararsi. Lo ha detto il ministro degli esteri di Taipei a proposito delle esercitazioni militari cinesi durate oltre 3 giorni. Pechino ha fatto sapere che manterrà la pressione sull'isola impegnandosi a non lasciare margini ad attività separatiste e segnalando che le tensioni sono destinate a restare. Taiwan oggi ha anche rivolto un appello alla Francia dopo che il presidente Emmanuel Macron, di ritorno dal viaggio a Pechino, ha detto che gli europei non devono automaticamente accodarsi agli Stati Uniti o alla Cina rispetto alla questione di Taiwan, ma sostenere una posizione autonoma europea. Taiwan ha bisogno della Francia, ha detto il rappresentante di Taipei in Francia. Sentiamo il commento di Alessandra Colarizzi, direttrice di China Files. Le parole di Macron fanno molto gioco alla Cina, tant'è che sono state molto criticate in Occidente quasi da tutti, non tanto per, come dire, l'intenzione di sottolineare la volontà di portare avanti una autonomia strategica, che poi mi sembra insomma una scelta sacrosanta dell'Unione Europea, che effettivamente dovrebbe cercare proprio di mettere a punto una propria strategia cinese. Il problema era proprio legato al tempismo, anche perché Macron, più che sottolineare la volontà di mantenere uno status quo nella regione, ha rimarcato invece un aspetto più legato alla necessità di prendere le distanze da Taiwan, considerandola una crisi regionale che non ha niente a che fare con l'Unione Europea, al che Marco Rubio negli Stati Uniti ha risposto: va bene, allora noi ci laveremo le mani per quanto riguarda la guerra in Ucraina. In un mondo sempre più multipolare e globalizzato, poi le varie alleanze hanno delle ricadute sugli stati anche a distanze di chilometri, e è ovvio che poi gli Stati Uniti dovranno cominciare a fare i propri calcoli. A me pare che forse l'intervento di Macron sia stato un po' scomodo, proprio perché poi nel contesto generale andava a toccare dei punti molto delicati. Le 12:46 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 13:30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto. Popolare Network. Body moving. Massimo voci. Body moving. The beat that gets your groove on. In ascolto in tutto il mondo. Body moving. Massimo voci is the best to make you groove. Is the best to make you move. And a Saturday night is hotter than ever with Massimo voci.
Ecco, giovedì, per esempio. Lo specchio. Mamma. Ecco, giovedì, per esempio. Molto bene. Lo specchio. No, no, non ho ancora mangiato. Come no? Lo specchio. Non ho neanche fatto i compiti. Ecco, giovedì, per esempio. Sono su un taxi con papà. Ecco, giovedì, per esempio. Stiamo scappando. Ci insegue la polizia. Sergio, dammi il telefono. Lo specchio. Abbiamo rapinato un negozio. Sergio, dammi il telefono, per favore. E abbiamo una borsa piena d'oro. Lo specchio. Lo specchio rotto. Lo specchio. Ogni giovedì alle 18. Ecco, giovedì, per esempio. Lo specchio. Il cinema. Ecco, giovedì, per esempio. Ma non si vede. Ecco, giovedì, per esempio. Lo specchio rotto. Un saluto da Verdena a RKO. Ciao. RKO. Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari della rassegna stanca di RKO, nostra fedele alleata. Contro il logorio della vita moderna.
Un pezzo che ha probabilmente più di 20 anni, ma è sempre fresco, sempre verde. Loro sono gli Outcast e su www.rkoner.com, di ritorno dal GR di Popolare Network, di Radio Popolare, che salutiamo con un grande applauso. Siamo contenti di averli riascoltati dopo qualche giorno di assenza. E noi invece ritorniamo nella cittadella Sound Studio of Molfetta per la rassegna stanca di RKO, che prosegue fino alle ore 14. Mia compagnia, quella di Sergio Dazzone Zazza, tornato in solitaria. Alcuni mi stanno chiedendo come mai il buon Saverio, casomai, che sentiamo nell'intro di ogni giorno salutare con il suo flautino, ecco, il flauto dolce, in realtà Saverio casomai che fine ha fatto? Tutti quanti chiedere che fine ha fatto. In realtà il buon Saverio casomai dovrà partire per un tour, ecco, non diciamo molto, sta preparando questo tour, un tour reale stavolta, che lo porterà fuori dai confini regionali, quindi insomma è un po' impegnato, ecco, ha avuto questa bella offerta, noi siamo contenti per lui e lo salutiamo tantissimo. Ovviamente speriamo di riaverlo nel nostro studio, però ricordiamo che i live non mancheranno qui nel Cittadella Sound Studio durante la rassegna stanca di RKO, che prosegue con le notiziole di giornata. Parliamo di nomine non solo quelle delle partecipate della Giorgia Meloni Nazionale, Giorgia, hai, sigai, hai, sigai, hai, che salutiamo sempre ogni giorno, è necessario salutare Giorgiona, che ci dà tutta la disponibilità nel lasciarci trasmettere in diretta il nostro programmino. Noi, ringraziando Giorgia, parliamo anche del nuovo presidente della regione Lazio, il buon Rocca, che non è il maresciallo interpretato magistralmente da buon Gigi Proietti, ma è appunto il governatore della regione Lazio, che sta cominciando ad assumere qua e là collaboratori, no? Come si fa sempre in Italia, c'è sempre bisogno di tanti e tanti collaboratori che ovviamente non possono essere simili sconosciuti, ma avere un cognome importante, possibilmente, perché dal cognome deriva la competenza, noi diremmo l'incompetenza. Che cosa fa il buon Rocca? Ma assume la figlia di Gianfranco Fini, l'ex leader di AN. Tu ricordi Gianfranco Fini? Sbuca, non lui ma la figlia. E quindi la buona Giuliana Fini, figlia dell'ex leader di AN, leggiamo sempre su Repubblica, viene assunta dal presidente della regione Lazio, il buon Rocca. Oltre a lei sbucano anche altri nomi, tipo Andrea Urbani, che era stato già direttore della sanità con Renata Polverini e che per giunta è indagato nell'inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid. E continuiamo sempre con la questione di qui sopra, la competenza o l'incompetenza, e di Silvia Amici, anche lei impegnata nella Croce Rossa Italiana, la CRI. Rocca assume la figlia di Gianfranco Fini. Il presidente ha dato via in Regione Lazio alle assunzioni dei primi 23 collaboratori e tra loro spunta il nome della primogenita dell'ex presidente della Camera dei Deputati e anche leader di Alleanza Nazionale. Il governatore vuole Giuliana Fini, con cui ha avuto già modo di lavorare in Croce Rossa nell'ufficio cerimoniale, quindi insomma la competenza dell'accoglienza, quella però degli ospiti, non di chi arriva sulle nostre coste, non è loro abitudine. Vabbè, la figlia di Fini, tutti a dire adesso la figlia di Fini, è una tradizione italiana, ragazzi, una tradizione italiana che continua decenni dopo decenni, dove si valorizzano sempre tanto 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 i figli d'arte. You're listening to RKO Radio. Cargo Bay.
is the bass, snares, hollow back, you chop the oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splinter glare, wing shit has access now. Vintage Market del Sud è a Bari. Torna per la settima edizione dal 22 al 25 aprile all'interno di Expo Levante, in fiera con accesso dal lungomare Strarita, ed RKO ci sarà insieme a più di 100 espositori provenienti da tutta Italia. Abbigliamento vintage, artigianato creativo, collezionismo, modernariato, remake fashion, artisti, design makers, laboratori per bambini, DJ set e band live. Tutto questo è il Vintage Market di Bari dal 22 al 25 aprile. Per info, vintagemarketbari.it. Chiace presenta No Borders, musica senza confini, solo su RKO Radio. No Borders! Un viaggio musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. No Borders! Un viaggio
musicale che va oltre ogni confine culturale universale, geografico e di stile, tanti porti intorno al mondo toccherà all'imbrunire, svelando connessioni più recondite. Un programma a cura di DJ Chiace, ogni due sabati dalle ore 18 su RKO Radio. Sinergia, la musica che unisce. Ciao a tutti dalla Sinergia, io sono Gianluca Polverari e io Cristiano Celloni. Siamo in onda ogni giovedì su RKO alle ore 22 e poi ovviamente ci trovate in podcast sul sito di RKO e anche su Spreaker. E sicuramente ci sarà da divertirsi. Ciao ciao! Ciao ciao! It's La Rassegna Stanca di RKO. Yeah.
quanta energia stamattina, Block Party, Silent Alarm, l'album Banquet, il pezzo che abbiamo ascoltato. Invece prima c'erano gli At The Drive-In, tanta tanta energia qui alla rassegna stanca di RKO. www.rkoneir.com, il sito per ascoltarci dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, con me medesimo, Sergio Tazzone Zaza alla voce, la lettura delle notizie allegre allegre del mezzodì. Dai e dai ragazzi, che sono tempi tristi e dobbiamo andare avanti insieme, abbracciamoci. Questa tristezza che pervade tutte e tutti, sia coloro che non hanno un euro come il sottoscritto in tasca, mentre c'è chi invece ha ben più di un euro in banca, tanti tanti di quegli euro che poi si trasformano anche in dollars. Stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi del mondo, ma chi? Ma Elon Musk, il pazzo più incompreso del pianeta, con le sue idee geniali, il viaggio nello spazio, gli scudi quantici, i Transformer, chi ne ha più ne metta. Il buon Elon Musk, insomma, non sta molto bene, insomma, è molto triste, è depresso, lo ha confessato alla BBC. Musk si confessa alla BBC, possedere Twitter, che esperienza dolorosa, che dolore possedere Twitter. Il proprietario della Tesla convoca un giornalista, lui lo convoca, cioè il giornalista che chiama e dice: signor Musk, possiamo fare un'intervista? Beh, no, è lui che convoca un giornalista della BBC e racconta di avere bizzarre abitudini di lavoro. Certe notti, dice, dormo in ufficio, ma farei meglio a non twittare alle 3 del mattino, spesso mi sono dato la zappa sui piedi. È proprio un genio incompreso, un folle genio incompreso. Essere il proprietario di Twitter è stato piuttosto doloroso, ammette il buon Musk, l'equivalente di una corsa in otto volante. In questa lunga intervista alla BBC, l'imprenditore di origine sudafricana ha parlato con la consueta franchezza del social media da lui acquistato fra grandi controversie l'autunno scorso. L'intervista è stata concessa a sorpresa, con soltanto 20 minuti di preavviso, e trasmessa questa mattina in diretta dalla radio televisione britannica. Lui sta male, l'ha messo anche a pagamento Twitter, cioè un social network che era accessibile a tutte e a tutti. Attualmente, per avere quella spuntina blu che certifica che chi parla sei realmente tu, devi sganciare un po' di soldini al buon Elon Musk. Chiaramente questo ha allontanato la gente dalla piattaforma, che ha cominciato a muoversi verso altre vie, cioè Instagram, Facebook, che comunque ricordiamo noi abbiamo, cioè abbiamo una pagina Facebook che è attiva, si chiama Rassegna Stanca di RKO, ci potete scrivere là, potete scriverci anche sulla chat, visto che stiamo parlando di social network. Ma il buon Musk è comunque è triste, e se la passa male, insomma, possedere Twitter lo rende così un po' depresso. Io veramente, poi quando leggo queste notizie mi chiedo: ma come cavolo fa questa gente a campare? Cioè, voglio dire, per me il concetto di denaro è qualcosa di realmente importante, e quando ci penso, poi questa gente è triste, volevo essere anche io, ecco, triste, con 40 miliardi di dollars in banca. You're listening to RKO Radio. We'll be right back.
Dedicato a chi dice che non mi piace osare la mattina, loro sono i Midi Hands, What to Do, Bali Energici, perché questa è la puntata carica della rassegna stanca di RKO che ritorna dopo un po' di pausa, lo diciamo per chi si fosse messo l'ascolto soltanto ora. Il sito di riferimento è sempre quello www.rkponer.com, la radio nel web più bella che c'è, lo dobbiamo dire, la più bella che c'è, perché trasmette tanti bei programmini, tra i quali il nostro, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Questo detto così così. 13:15, siamo sempre in diretta dal Cittadella Sound Studio di Molfetta, io sono sempre Sergio da Zone Zaza, e vi tengo compagnia per un altri tre quarti d'ora, GR incluso, anche perché ci sarà edizione del GR di Popolare Network, quella short delle 13:30. E che vogliamo fare? Non lo vogliamo fare un salto che lo facciamo da un po' di tempo su quella che noi abbiamo denominato la stampa satirica italiana, più specificamente quella del gruppo Angelucci? E allora iniziamo con il tempo. E no, non mi freghi. E oggi è buono, eh? E oggi è buono, oggi c'è il sole. Ovviamente, questo è il tempo di Pasquetta al massimo. Non passato all'ere, ma vabbè. Ma questo è, oggi invece non è il tempo giusto, è il tempo buono, anche se poi leggiamo le notizie dal tempo e ci viene la cupidigia, ci viene un senso di magone all'interno, come se il brutto tempo fosse dentro di noi. E in effetti questo è vero, perché di che cosa parla il tempo? Ovviamente diretta magistralmente sempre dal buon Davide Vecchi, non è cambiato nulla, si parla di sbarchi continui, sbarchi sempre, sbarchi qua, sbarchi là, continua a essere un problema della destra di questo paese, il problema degli sbarchi. Che cosa si dice su Il Tempo? Il Tempo intitola principalmente più espulsioni e rimpatri. Vai, ancora di più. Via, lasciamoli morire in mare. Il Consiglio dei Ministri vara lo stato di emergenza, avrà la durata di 6 mesi, commissario straordinario, 5 milioni di fondi e pratiche veloci per i rientri. Vai, vai, vai. Premier soddisfatto, risposte efficaci e tempestive alla gestione dei flussi. Cara Premier, sulla questione dei flussi mi verrebbe una battuta cattiva, ma la lascio soltanto alla vostra immaginazione.
indignazione. Continua ancora sempre il tempo sulla questione delle nomine delle partecipate, sulle nomine trattativa a oltranza, perché i nomi che sta facendo Giorgiona non vanno molto bene, perché sono tutti esponenti o vicini agli esponenti di Fratelli d'Italia casualmente, e quindi al buon Matteo e a quello che resta di Forza Italia questa cosa non va giù. Si decidono i vertici delle società partecipate, accordo però, dice il Tempo, oramai vicino, quindi sarà questione di ore, magari ci aggiornerà già il prossimo GR. Facciamo un salto veloce a Il Giornale, che ricordiamo è un giornale, eppure diciamo, troviamo difficile poter chiamare questo giornale Il Giornale, diretto dal magistrale, dal non so, fantasioso, dal bellissimo Augusto Minzolini. Augusto Minzolini, che intitola La svolta di Giorgia, la svolta poi si è girata, i provvedimenti del governo, migranti, 6 mesi di stato d'emergenza e nomina di un commissario, approvato il DEF nel frattempo, quindi 3 miliardi per tagliare il cuneo fiscale per questi 20 euro per tutti ragazzi, 20 euro per tutte e tutti, maxi multe per i vandali che deturpano monumenti e opere d'arte, vabbè questo ci può stare, però non esageriamo, maxi multe alla fine è una forma di protesta condivisibile o meno, però insomma si comincia a multare anche chi va a imbrattare muri molto importanti, mura importanti, monumenti importanti nel nostro paese, senza che i sindaci di quei paesi poi debbano rincorrerli come ha fatto il buon sindaco Nardella di Firenze. Si parla anche di questo terzo polo unito che sta nascendo tra Calenda e Matteo Renzi, neanche il tempo di iniziare che subito c'è il divorzio tra i due, divorzio Renzi-Calenda, terzo polo già pam pum pim scoppiato, ma tra i due si sapeva non sarebbe andata molto bene, infatti ci chiedevamo un po' di puntate fa come sarebbe andata poi questa nuova creazione dei due, questo nuovo mostro politico dei due, però insomma, a quanto pare non sa da fare. Chiudiamo il trittico dello sterco del giornalismo italiano con il buon, sobrio e amico di RKO, Vittorio Feltri, che noi salutiamo. Il suo vinello ci ha mandato una bottiglia di vino per questa Pasqua e Pasquetta, sì, tutte e due. Abbiamo bevuto in due tranche perché era molto forte, un bianchino di sua produzione che veramente poi ho capito come mai questi poi sono i titoli del suo giornale. Libero va fuori completamente la rotta, vede ovviamente, vive in un multiverso, in un universo parallelo, e intitola Gli eco rimbambiti, il PD dice no agli inceneritori e alle multe e a chi imbratta opere d'arte, intanto il Verde Bonelli delira, non ci votano, colpa del cattolicesimo, e anche qui io me la farei una risata, perché comunque colpa del cattolicesimo, ma insomma se questa è colpa, se non votano i Verdi, no, non riesco a capire il nesso, caro Bonelli, cioè non votano i Verdi perché sono cattolici, va bene, va bene, non mettete in croce Greggio, vuole aiutare Enea, la madre caso che sta facendo il giro di tutti i social, bambino lasciato al reparto neonati, insomma da una mamma che non ha partorito, ma probabilmente aveva le sue buone motivazioni per non tenerlo, e chi si è fatto avanti per aiutare la mamma, il buon Ezio Greggio. Questo è un paese fantastico, signori, dove i VIP non si fanno mai i cazzi loro, cioè non c'è soltanto la gente normale che si fa i cazzi dei VIP, ma anche la proprietà inversa. Bene, 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 13:22, le minghiate sono assai, io direi ascoltiamoci un po' che musica. RKO.
Dirty Andy Warhols, Bohemian I Like You. Questo è un pezzo che ricorda la mia gioventù e anche la gioventù della zia Rita, che ci sta ascoltando in questo momento, ci ascolta in diretta ogni giorno, sempre dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, su www.rkponair.com con la rassegna stanca di RKO. 13:26, solo un minutino per ricordarvi l'appuntamento di stasera, che è già sold out, con Please Stand Up for the Comedy, il Comedy Club alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, qui sopra di noi al Caffè degli Artisti. Stasera sold out, quindi chiuse le prenotazioni, ragazzi e ragazzi, c'è solo la lista d'attesa. E se proprio non ce la fate a stare senza la stand up, c'è l'ultimo appuntamento di aprile, che però si terrà in teatro il 22 precisamente di aprile, con Ivano Bisi, Stefano Borghetti e Angelo Amaro. Quindi insomma non mancate, perché sono tre comici, diciamo Angelo Amaro è di qui, è di Noci in realtà, poi trapiantato fuori al nord, ma gli altri due sono due esimi ospiti provenienti dal nord Italia per l'appunto. Quindi non mancate, perché c'è ancora un appuntamento con il Comedy Club nella Cittadella degli Artisti. Please Stand Up, sì sì, lo sappiamo, è l'orario, è l'ora giusta, quindi per dare la linea al GR di Radio Popolare Milano, ci risentiamo tra 5 minuti circa. RKO. Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avant Pop, lo spazio di formazione musicale di RKO, in onda il martedì e il giovedì dalle 18. Buon ascolto. Motown. Io sono Vito Santamoto e questa è Motown ogni giovedì dalle 20 su RKO. Direttamente dagli studi di Must in Bari, sulle frequenze di RKO, ogni giovedì alle 19, Must Border Town. Io sono Alceste Roldi e con me in cabina di regia Antonello Boezio, alle riprese video Diego Ceo. Faremo due chiacchiere su tutta quella che è un po' la musica di confine. Must Border Town è anche una sfida, è una challenge. Musicisti, songwriter e docenti della University of the West of Scotland saranno con noi in studio per farci compagnia e farvi compagnia brano dopo brano. Quindi andremo ad ascoltare delle musiche che saranno proposte in due playlist differenti. Ovviamente i radioascoltatori potranno tranquillamente esprimere il loro parere su una playlist, sull'altra o su ogni singolo brano. Network. Wow.
Sono le 13.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo dalla procura di Milano per l'incidente sul lavoro di questa mattina in cui sono morti due operai e un altro è rimasto gravemente ferito mentre potavano un albero a Noverasco di Opera. Per il momento non ci sono indagati, gli inquirenti stanno disponendo l'autopsia sui corpi delle vittime, 69 e 51 anni, l'operaio ferito ha 25 anni ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gli operai stavano potando i rami di un grosso albero in un golf club quando la piattaforma sopraelevata su cui erano, su un braccio meccanico, si è improvvisamente staccata, facendoli precipitare per 20 metri e cadendo poi loro addosso. Il trimestre gennaio-marzo 2023, quello di quest'anno, è stato il più letale per i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale dal 2017. Lo dichiarano le Nazioni Unite. Sono 441 le persone morte nel tentativo di raggiungere l'Europa e naturalmente si tratta delle morti verificate, esclusi quindi i naufragi di cui non si ha notizia o di cui non si conosce il numero preciso di persone coinvolte. La persistente crisi umanitaria nel Mediterraneo centrale è intollerabile, dice l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite, con più di 20.000 morti registrati su questa rotta dal 2014. Temo che queste morti si siano ormai normalizzate, ha dichiarato Antonio Vittorino, il capo dell'organizzazione. Intanto a Catania è in arrivo proprio in questi minuti un peschereccio con centinaia di naufraghi a bordo. Sul taglio del cuneo fiscale deciso dal governo nel DEF c'è il parere favorevole della CISL. È una rivendicazione che facciamo da tempo, ha detto il segretario generale Sbarra. Per il resto sul DEF invece il giudizio è insufficiente, giudicato insufficiente, inadeguato a affrontare la situazione dell'economia italiana. Anche il segretario della UIL Bombardieri boccia il DEF al momento, ha detto Bombardieri poco fa, restano confermate tutte le ragioni della nostra mobilità. È stato individuato l'orso responsabile dell'aggressione della morte di Andrea Papi, ragazzo trentino aggredito e ucciso nei boschi. Si tratta di un'orsa denominata JJ4. La procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche, ha stabilito anche che questa orsa aveva già aggredito due persone nel giugno scorso e la provincia ne aveva già chiesto l'abbattimento, annullato poi dal TAR. L'orsa è dotata di un collare radio che però a quanto pare al momento risulta scarico, non trasmette i dati relativi agli spostamenti dell'animale. L'episodio continua a suscitare dibattito circa le reali responsabilità di quanto accaduto, sulle iniziative ora da prendere per evitare che quanto successo si ripeta. Tra le ipotesi che viene avanzata in queste ore c'è anche quella di un trasferimento in massa degli orsi. Sentiamo Anna Maria Procacci, che è la responsabile fauna selvatica dell'EMPA. Noi pensiamo che sia un'ipotesi, come dire, assurda e un'ipotesi anche difficilmente praticabile e anche un'ipotesi ingiustificata. La politica naviga a vista, purtroppo. Noi che siamo rimasti letteralmente sconvolti per la morte di questo ragazzo, il dolore della comunità, della famiglia è il nostro dolore, però abbiamo sempre detto da tanti anni che gli amministratori della provincia autonoma di Trento non hanno mai fatto una politica di informazione, di formazione ai cittadini e anche ai turisti su come stare, come comportarsi correttamente in natura, non soltanto con gli orsi. Fin dal 2010 l'Ente Nazionale Protezione Animali aveva cominciato a martellare gli amministratori trentini perché si facessero dei corsi nelle scuole e avevamo anche dato la nostra disponibilità a tenere questi corsi, ma tutto è caduto nel vuoto, appunto la politica naviga a vista. Domani tempo instabile con pioggia al nord e al centro, un generale calo delle temperature. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 15.30, un buon pomeriggio. Popolare Network. Ciao
Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Puglia Connection, lo spazio dedicato alle produzioni pugliesi qui su RKO, in onda il lunedì dalle 20. Ciao! Puglia Connection, la Puglia che suona. Vi aspetto. Connection, 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 connection. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Hai voglia di farti due risate? Per te c'è Please Stand Up for the Comedy, il comedy club alla Cittadella degli Artisti di Molfetta. 5 aprile. Sofia Ianigro, Marcello Garibotti, Tommaso Pavone, Giacomo Cartesio, Walter Spadafina, MC Sergio Zaza. 12 aprile, Jerry Cassano, Marco Montrone, Luigi Biancoli, Diego Lo Iacono, MC Giacomo Cartesio. 22 aprile, Angelo Amaro, Stefano Borghetti, Ivano Bisi. Info e prenotazioni via WhatsApp al numero 334-5802-548. Ripeto, 334-5802-548. Una produzione dell'associazione V58 in collaborazione con la Cittadella degli Artisti, RKO e Stand Up Puglia. Si ringrazia il ristorante Sapemore. Saluti da Nugenea, RKO, e anche a nome di Massi che al momento non è qui, e grazie per l'ascolto. You're listening to RKO Radio. Lara Sania Stanka DIRKO. The sun in his drawers, sunny cries, someone crying, someone, the stuff in his sails, sunny cries, someone crying, someone, hey, y aprovechame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo. Si en tus ojos me pierdo y aprovechame hoy, que mañana me voy y no sé cuándo vuelvo. Si en tus ojos me pierdo. Quiero ver el mundo arder, pero algo tan bonito no, no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder. Ey, pa' que no me encuentren. Todo el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente. Cruza conmigo antes que se rompa el puente, hey, y que se jode el resto. ¿Quién dice lo que está correcto? Si el amor nunca ha sido perfecto, ojalá sea por siempre este momento. Pero si no, aprovecha.
coming is strong. Tormenta, Gorillaz featuring Bad Bunny, queste sonorità molto strane, quelle dell'ultimo album dei Gorillaz, del side project di Damon Albarn dei Blur, che hanno chiesto collaborazioni con un po' di cantanti giamaicani, questi ritmi un po' tropicali, ecco, molto particolare, da ascoltare. Siamo sempre in diretta su www.rkonair.com, la segna stanca di RKO, che torna dopo l'edizione short del GR di Popolare Network con le notizie riguardanti lo sport, quello sport tanto amato e tanto odiato, uno sport, ecco, che ci piace guardare sul divano, non ci piace molto fare, ma ci piace commentare più che altro. Di che cosa parliamo? Parliamo ovviamente di Champions League, perché ieri è ricominciata la cavalcata verso la finale di Istanbul. Giocavano, per la precisione, l'Inter contro il Benfica e il Manchester City contro il Bayern Monaco. Per quanto riguarda la prima partita, un Inter che abbiamo visto comunque in non ottima condizione in campionato, ecco, steccare le ultime uscite con dei pareggi e delle sconfitte non proprio degni dal buon Simone Inzaghi, che comunque tra un pianto e l'altro ieri ha vinto la sfida contro la squadra portoghese, più precisamente proprio in casa dei portoghesi a Lisbona. Inter da sogno è il titolo della Gazzetta dello Sport, capolavoro in Champions, Barella, Lukaku in gol a Lisbona, quindi finita 2-0. Inzaghi dice non è una rivincita, ricordando come è andata dal girone di andata, dove le due squadre si sono già incontrate, il ritorno previsto per il 19. Per quanto riguarda invece l'altra partita, quella tra Manchester City e Bayern Monaco, il grande ex è proprio Guardiola, allenatore del Manchester City, non c'è stata storia. 3-0, tra i quali diciamo uno dei tre gol è proprio del vichingo Haaland, che viaggia a cifre stratosferiche oramai. Ho perso il conto di quanti gol ha segnato da quando è arrivato al Manchester City, tra Premier League e Champions League. Insomma, un giocatore che è sempre una certezza per Guardiola, oltre ovviamente ad avere anche altri compagni come Gundogan, come Grealish, come De Bruyne. Cos'altro devo dire? Cioè, non so, penso di aver detto già abbastanza. Poi chi più ne ha più ne mette, perché comunque il Manchester City è davvero uno squadrone da sogno. Quindi mettiamo un po' da parte la prima giornata dei quarti di finale di Champions, che sono finite, che sono terminate ieri. Stasera c'è una partita molto molto importante per me, devo concentrare, scusate, perché ok, è vero che abbiamo vinto 4-0 in campionato, però stasera c'è Milan-Napoli. Thank you.
Kings of Leon, Sex on Fire, abbiamo pezzi solo energici oggi qui alla rassegna stanca di RKO. Le 13.48 proseguiamo a parlare di sport. Abbiamo chiuso il blocco precedente con Napoli-Milan. Io faccio questa cosa perché in maniera scaramantica, siccome l'altra volta ho messo lo stesso sample, ho reagito alla stessa maniera, poi abbiamo vinto 4-0, magari si può fare un miracolino stasera nella sfida tra Milan e Napoli al San Siro. Si gioca una buona chance il Milan di passare il turno, di andare in semifinale contro un Napoli che ovviamente dire che è stellare poco, anche se nelle ultime partite in campionato vedi un po' l'assenza del bomber Osimhen, non ha certo brillato nel gioco. La sconfitta contro il Milan, un 2-0 poi nella partita successiva, anzi 2-1 scusate, contro il Lecce, insomma ha visto un Napoli comunque non certo brillante, dicevamo, proprio dal punto di vista del gioco e della mentalità, forse un po' stanchi anche questo dovuto al fatto che si è un po' scappati, ecco, da inizio campionato, staccando le altre e assicurandosi ovviamente, come è giusto che sia, lo scudetto, non dico a metà stagione ma quasi. Ecco, questo potrebbe essere un punto, un vantaggio, ecco, per Pioli e i suoi, che possono di nuovo approfittare, come già successo al Maradona col 4-0 in campionato, approfittano un po' della stanchezza del Napoli e dell'assenza ancora di Osimhen, che verrà molto probabilmente sostituito da Raspadori, che fino ad ora era infortunato. Dentro il big match sulla Gazzetta dello Sport, Milan-Napoli, le più belle d'Italia a tutti i temi e i duelli della grande sfida, derby tra due squadre costruite, dice la Gazzetta, per divertire con spirito internazionale e tra due tecnici che creano qualcosa in più oltre il modulo. Poi ovviamente opinioni dei grandi ex, certo è che comunque andrà la partita, sarà sicuramente uno spettacolo, o meglio ce lo aspettiamo, perché in questo momento ci sono forse i due attaccanti tra i più veloci d'Europa, uno è Leao per il Milan, l'altro è Kvaratskhelia, che comunque corre come un treno ed è un pericolo costante, anche se diciamo durante la partita di campionato contro il Milan anche in quel caso non ha brillato, ma gli possiamo perdonare tutto dopo una stagione del genere. Nel frattempo però le tegole del Napoli si presentano, cadono sulla testa dei dirigenti napoletane, perché c'è il caso sulle plusvalenze che attacca anche la squadra partenopea. Napoli avanti l'inchiesta sull'affare Osimhen, la finanza nella sede della Turris per le carte di Manzi. Dite, ma perché la Turris? Ma perché tramite queste cose delle plusvalenze il giocatore può passare anche da una squadra di Serie C per essere poi abbassato di prezzo? Insomma, non ci ho capito un cazzo, ragazzi, spiegatemelo bene, sto fatto delle plusvalenze non è roba mia. Solo un momento, un po' di tempo per me, nel mio mondo è nato te, il tuo sorriso mi disgusta. Sono contento Non so fingere
Crospo, Quinto Rigo, l'ultimo brano della playlist odierna della rassegna stanca di RKO che volge al termine alle 13.55 e vi ricordiamo gli appuntamenti che vedono protagonista la vostra, la nostra radio del cuore, la web radio più bella che c'è, che è appunto www.rkoner.com. Saremo media partner durante l'Expo Vintage Market. Perché dico Expo Vintage Market? Perché si terrà durante l'Expo Levante, alla Fiera del Levante, tanta bella gente, il mercatino dell'artigianato, i fumetti, i dischi, i vestiti e poi ovviamente noi con le nostre voci, con Carlo Chicco di G7, anche noi andiamo così, Carlo Chicco di G7, che c'è sempre, ma ovviamente ci sarà Paolo Pagone, ci sarà il sottoscritto, Vito Santamaro. Non so chi mi ricordo più, sto sforzandomi. Ho visto Santamato, chi veniva? Qualcun altro c'era, non mi ricordo bene, però sì, saranno tutte e tutti. Ah, c'è Mirko Moretti anche che aveva dato disponibilità, come no? Io ve lo sto ricordando in diretta se mi ascoltate, quindi voglio dire, ci sono le prove registrate, diciamo, ribadiamo, lo ricordiamo, quindi dal 22 al 25 saremo all'Expo Levante durante il Vintage Market, quindi veniteci a trovare tutte e tutti perché sarà qualcosa di molto carino. Ribadiamo, come abbiamo già detto durante la trasmissione, la rassegna di Stand Up Comedy Please Stand Up che ha il suo secondo appuntamento stasera, che è sold out, ma ci sono già pronte le prenotazioni per il 22 di aprile, l'ultima data di aprile, perché poi ci saranno altri 3-4 appuntamenti, anzi 3 o 4 appuntamenti, lo ridico, 3 o 4 appuntamenti con Please Stand Up. Vi daremo sempre maggiori informazioni nelle prossime puntate della rassegna stanca di RKO, che ora sì vede il momento di annunciare il palinsesto di questo mercoledì 12 di aprile. Siamo sempre nell'anno 2023, ve lo ricordo, siamo sempre in questa epoca storica un po' infame. Come continua però il mercoledì tanto carino della rassegna stanca, anzi di RKO, dopo la rassegna stanca di RKO, dalle 18 alle 19, chi c'è? C'è lui, l'abbiamo detto, ribadiamo, il sempre qui, sempre presente col suo programma che offre, che vi aiuta a conoscere novità discografiche con interviste e anteprime musicali. Di chi stiamo parlando? Ma di Carlo Chicco con Avant Pop. Ripetiamo, dalle 18 alle 19. E poi arriva dalle 20 alle 21 la banda più pazza che c'è di RKO. Stiamo parlando di Pina Cotroneo, Anna Gridalupoli, Anita Calò e Rosa Manfredi con Bigodini Pride e i loro discorsi sull'evoluzione della nostra società. Tutto molto bello, tutto molto bello. Vi dico che non va in onda Massimo Colazzo stasera perché è impegnato con uno spettacolo che diciamo, vi invitiamo anche a visionare, ecco, sulla pagina social del Buon Massimone. Ovviamente per chi non avesse ascoltato la puntata di mercoledì scorso potete recuperare il bellissimo podcast di Destinazione Altrove con un'ora alla deriva e navigazioni libere tra mari di parole e musica di venti. Questo è il programmino a cura di Massimone Colazzo. Facciamo un applauso anche a lui. Ti vogliamo bene, ti vogliamo bene. 13.59, quindi è il momento dei saluti. Siamo contenti di essere tornati sulle frequenze della nostra, vostra radio del cuore, www.rkoner.com. Ovviamente torniamo anche domani, sempre a mezzodì, sempre con le notizie lette allegre allegre della rassegna stanca di RKO. Dal vostro Sergio Zazzone Zaza, un bacione e un abbraccione circolare. Una buona giornata, ciao! La Rassegna Stanca DIRKO.